importante perché possiamo dire mettiamo in vetrina tutto quello che la nostra ASL sta facendo per la neuropsichiatria infantile, su cui noi puntiamo molto, abbiamo insistito molto anche con la convenzione con il Bambino Gesù, grazie alla dottoressa Caucci, lo abbiamo ritenuto opportuno nel momento già della pandemia, si rendeva conto che i ragazzi potessero aver bisogno di un supporto e questo è quello che stiamo mettendo in campo. Dobbiamo ringraziare la Proloco Interamnibus di Teramo che ci ha dato questa opportunità di questo confronto e soprattutto della partecipazione di Jean Yaman che rappresenta appunto un dà ancora maggior risalto all'evento che oggi qui presentiamo. Noi ci teniamo tantissimo, abbiamo voluto che Teramo fosse una tappa del Break the Wall Tour perché il progetto portato avanti dal tour, così come le finalità dell'associazione Jean Yaman for Children, ben si sposano con i principi enunciati dalla Proloco Interamnia Urbs nel proprio statuto e si sposano perfettamente, quindi per noi scendere nel sociale a questo livello con un testimonial così importante è stato veramente un risultato di cui siamo fieri ed orgogliosi. Il messaggio che oggi vogliamo lanciare ai giovani è di non avere paura del futuro. Siamo in un momento di grande incertezza, incertezza per noi adulti, che inevitabilmente si riflette poi sui nostri giovani. Il mondo sta cambiando così velocemente che non abbiamo più una cornice di riferimento, dei punti di riferimento stabile. Questo lo si riflette nei nostri giovani, il futuro non sappiamo cosa ci attende, quindi questo può determinare incertezza e disinvestimento da parte loro, per una perdita di identità. La cosa che è importante da parte loro è avere uno scopo principale, innamorarsi di qualcosa, avere una passione, seguirla in fondo, portarla a termine, quindi darsi degli obiettivi, non avere paura di darsi degli obiettivi, non avere paura di sognare, di realizzare ciò che è la propria passione.